Allora, buongiorno, bentornati a Mix24. Il centrodestra è a caccia del suo leader, mentre il centrosinistra, come sappiamo, nella crisi, nelle convulsioni del PD, il suo momento drammatico. Giancarlo Giorgetti, che è vice segretario della Lega Nord, buongiorno. 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 Berlusconi ha detto, l'abbiamo sentito, vedrebbe bene Luca Zaia a Palazzo Chigi, ma la Lega è stata durissima, ha detto che è inutile seminare zizzania. Davvero è seminare zizzania? Innanzitutto non ha detto semplicemente quello. Se uno va a vedere la dichiarazione, dice: ma se non ci fosse, se non potessi io, vedrei bene Zaia. Quindi partiamo dicendo, certo, che prima di tutto Berlusconi pensa a Berlusconi. Sì. In subordine, diciamo così, per derivata manda un messaggio e poi per derivata crea zizzania. Questa è la realtà. Sì. Ecco, e diciamo così che tutti si sono concentrati sulla seconda parte. Certo, naturalmente, perché è quella che fa prima più polemica, ha ragione, ecco, giustamente. Però anche il fondatore del Bossi, il fondatore della Lega, continua a dire bisogna fare pace con Berlusconi. Va bene, ma noi non è che vogliamo fare la guerra a Berlusconi. Mi sembra Berlusconi che faccia un po' delle provocazioni a casa nostra. Dopodiché, quello che noi affermiamo come principio è che le leadership... ognuno se le sceglie a casa sua. No, che vengano dal basso, non imposte dall'alto. È per questo che noi siamo arrivati. All'inizio mica pensavamo che le primarie fossero la panacea di tutti i mali. Però ci siete arrivati. Ci siamo arrivati perché se viene legittimato dal nostro popolo è giusto riconoscere questa... Anche perché in un processo rifondativo probabilmente... Naturalmente. Senta Giorgetti, però in realtà c'è chi dice invece, più malizioso, che dietro all'investitura di Zaia c'è un disegno che è quello di guidare un movimento moderato che superi Forza Italia. Si parla di un'azione diplomatica del presidente del Veneto per accreditarsi in Vaticano, negli Stati Uniti. Berlusconi l'ha scoperto e ha solo smascherato questo disegno. È fantapolitica questa? No, non credo che sia fantapolitica. È chiaro che per quanto riguarda la Lega noi siamo usciti da una fase in cui eravamo, diciamo, gli alleati poveri, un po' in qualche modo sopportati perché venivamo dalla campagna, magari puzzavamo un po', a essere il movimento politico leader con le idee che in questo momento possono piacere o no, sono quelle che vanno di moda in tutto il mondo e che in qualche modo dettiamo i ritmi e i tempi della politica. E quindi bisogna che Berlusconi se ne faccia una ragione, secondo voi, insomma? Ma secondo me se ne hanno fatto una ragione un po' tutti quanti, credo che anche Berlusconi se ne debba fare una ragione, ma lo dico in modo non polemico né conflittuale, perché la realtà dei fatti... Che intanto se non siete uniti la possibilità di vincere diminuisce molto, naturalmente. Questo è un dato di fatto. Dopodiché lo ribadisco, noi siamo i primi che in qualche modo abbiamo detto che Trump non era un mostro, tutti quanti ci pensavano dei pazzi, adesso però la realtà è questa qua. Ci rendiamo conto che con Berlusconi, con l'elettorato di Berlusconi, dobbiamo fare i conti per poter vincere, però naturalmente su basi nuove e non con le minestre riscaldate. Quindi il candidato alla Premier, per essere semplici e chiari, per voi resta Salvini, noi lo del centrodestra. Ma è un'esclusiva assoluta pregiudiziale oppure è una cosa sulla quale poi eventualmente si può anche discutere? Guardi, nel febbraio del 2017 la Lega propone Salvini e non lo impone, lo propone. Poi facciamo le primarie, sì. E se milioni di cittadini vanno e dicono Salvini, noi prendiamo Salvini. Se dicono un'altra Minoli, cosa. Se lei si candida, dice che questa è un'idea. Potrebbe essere un'idea. A votare Minoli, noi cosa vuole che le dica? Accettiamo Minoli. Mamma mia, sareste messi male, certo. Senta, senza questa scelta però di primarie di Berlusconi, voi andrete da soli o in coalizione con Fratelli d'Italia, nell'ipotesi che Berlusconi non accetta le primarie, perché questa è l'ipotesi? Noi andremo alle elezioni con coloro che accettano le primarie. Le primarie è un metodo, sì. Poi ci sono le questioni di sostanza, l'atteggiamento naturalmente dell'Europa e dell'euro. Infatti parliamo di quello. Diciamo che chi accetta, chi accetta il programma, certo, il programma, certo. E quindi Salvini, che ha chiarito che la linea è quella del no euro, certo, pensa che però il no euro sia
compatibile, si discute molto, no? Prima sembrava una cosa impossibile, adesso ci sono vari centri studi che cominciano a dire ma forse l'uscita dall'euro, ma chissà, non è che sia poi una cosa così tragica. Insomma, perfino il governatore della banca della BCE, Draghi, ha avuto una posizione, poi se l'è rimangiata, ma insomma si oscilla molto su questa cosa dell'euro. Ecco, lei crede personalmente, essendo anche un esperto, che sia compatibile con lo scenario economico dell'Italia? Noi da sempre, e la Lega ha votato praticamente unica contro l'ingresso all'euro, abbiamo ritenuto incompatibile la moneta unica europea con quella che è la realtà economica italiana. Un'economia duale, tale per cui forse il nord riusciva a reggere la moneta tedesca, ma mentre il sud non lo poteva fare. Tanto è vero che il sud oggi è conciato purtroppo malissimo, molto peggio, certo. Anzi la situazione è veramente, di cui non parla praticamente nessuno, ma siamo al disastro totale. Certo. Detto questo, la moneta unica europea era, diciamo così, una follia che sotto il profilo economico e poteva avere un senso sotto il profilo politico. Credo che ne prendano atto tutti oggi. Non si discute se secondo me l'euro abbia un futuro, si discute e si discuterà sempre di più come uscire da questo, tra virgolette, caos. Cioè da come ripensare questo caos, ecco, certo. Diciamo. Il problema sa qual è, Minoli? È che i tedeschi hanno usato la moneta a loro vantaggio e in questo momento sono molto più avanti di noi nello studiare come uscire da questo casino, naturalmente a loro vantaggio. Cioè, pensi che lo dice anche Prodi, che i tedeschi sono più avanti nel cercare la soluzione, certo, per uscire dall'euro? Mentre noi qui siamo qui a fare il dibattito dicendo che questi qui della Lega sono fuori di testa, sono fuori dalla storia e propongono cose irrealistiche. No, la realtà è che l'euro comunque si sfascerà rispetto a quello che è adesso. Certo. Il punto è vedere quale sarà il punto di caduta. Il punto di caduta nell'interesse, sì, dell'Italia e degli italiani. Ecco, ma quindi il Trump che dice i tedeschi che non usano il loro surplus commerciale per sviluppare l'Europa, dice una cosa che è davanti agli occhi di tutti. Questo è assolutamente vero. Dopodiché che Trump vede un po' con sospetto il ruolo geopolitico internazionale rinnovato della Germania, certo, e anche usa questo argomento in qualche modo per fare una sorta di divide timper, insomma, per mettere, sì, in Europa un po' tutti contro tutti. Se qualcuno pensa e ripensa perché è nato l'euro e i timori che qualcuno anche in Italia aveva rispetto allo strapotere che inevitabilmente avrebbe riavuto la Germania, certo, anche questo mi sembra abbastanza evidente. Certo. Sono punti di equilibrio che richiederebbero leader di alto livello in grado di, come dire, di riflettere su scenari di lungo periodo anche. Concordo. Senta, intanto però, per parlare di breve periodo, in Europa Juncker ieri ha presentato degli scenari, 5 scenari, ma nessuna idea. Cioè, dentro questi scenari c'è l'atteggiamento sostanziale di un notaio che fa una fotografia di una situazione, ma pur essendo il capo della Commissione, in realtà non indica una strada, è così? Insomma, è un'Europa che sta per esplodere. Facciamo un esempio concreto, non per fare demagogia né populismo, ma se lei esce dallo studio della radio e va al mercato e chiede alla gente chi è Juncker, nessuno sa chi è Juncker, nessuno l'ha votato e non si capisce perché Juncker debba decidere onestamente sulle sorti e la vita di queste persone. Sì, ma se Juncker fosse un genio e avesse delle idee, uno potrebbe dire non so chi è, ma è bravissimo. Certo. E invece manca anche questo secondo pezzo del ragionamento. Appunto, quindi mancando tutte e due le circostanze, credo che la situazione sia parecchio complicata. Senta Giorgetti, in Veneto però intanto si terrà un referendum per l'autonomia. Sono prove di secessione di facto del Nord? No, non sono prove di secessione del Nord, sono semplicemente... Però è una cosa forte. Ma no, sono prove di democrazia. Il problema è un altro, è che da 20 anni credo che non è patrimonio solo della Lega, perché lei vedrà che il voto che prenderà il sì all'autonomia in Veneto andrà ben oltre il consenso della Lega. Il problema è che lo Stato al Veneto, ma anche alla Lombardia o a chiunque abbia chiesto autonomia e responsabilità, ha sempre risposto picche, anzi con delle legnate di tipo fiscale che in qualche modo
tutti ne hanno contento. Senta, onorevole Giorgetti, comunque il quadro politico si sta complicando molto. La Lega che chiede l'elezione subito, però mi pare che si stiano allontanando alla velocità della luce. Per essere realisti, l'ha capito, no? Sì. Questo, diciamo che si voterà. Sì. A dire la verità, ci siamo sentiti qualche tempo fa, ma noi l'avevamo capito il 5 di dicembre. Che non si sarebbe votato. Ma nei paesi seri le dimissioni sono vere, le conseguenze sono inevitabili. Senta, il PD abbiamo visto che nel giro di pochi giorni è una scissione, l'accelerazione di un'inchiesta giudiziaria che tocca il padre, il collaboratore più stretto dell'ex segretario. Voi non avete attaccato a testa bassa il PD, ma che impressione ha di tutto questo? Ma non vediamo perché dobbiamo attaccare a testa bassa se si stanno distruggendo da soli, quindi lasciamo procedere nel loro brodo. Ecco, in Francia, però, anche in Francia lo scontro tra magistratura e politica è diventato veramente durissimo sul caso Fillon. C'è un problema di equilibri democratici che non riguardano solo l'Italia, ma come si vede sono in discussione un po' dappertutto. Sì, assolutamente sì, anche perché non c'è soltanto Fillon, anche la Le Pen ha avuto un attacco. Appunto, esatto, sì. Il problema è che tutto diciamo così, il sistema della democrazia liberale che si fondava sulla separazione dei poteri è saltato. Cioè la magistratura è un potere che invade gli spazi della politica appena può, questo è il tema. Sì, ma semplicemente anche il potere legislativo non esiste più, perché i parlamenti non contano più niente, se fanno le leggi poi sono i giudici a applicarle come vogliono loro. Ma la politica dovrebbe, ma li applicano come vogliono loro anche perché sono fatte male, perché sono in genere frutto di compromessi e quindi il margine di arbitrarietà cresce moltissimo. Certo, è assolutamente vero. E la crisi della democrazia rappresentativa come l'abbiamo conosciuta negli ultimi, diciamo così. Però col no al referendum, facendo saltare la legge di prima, adesso si tornerà verso le coalizioni che fanno questo tipo di leggi. Ma questo non è connesso alla riforma costituzionale, ma a una legge elettorale fatta in modo strampalato e che è stata ovviamente smontata. Insomma, la politica dovrebbe arrivare prima della magistratura con legislature, con leggi chiare e non interpretabili, ma solo applicabili, è così? Sono assolutamente d'accordo, per questo servono politici che abbiano delle idee chiare e mandano dei messaggi chiari, non equivoci, né grigi, e soprattutto di politici che poi magari non cambiano traiettoria politica dopo essere stati eletti. Grazie onorevole Giorgetti, buon lavoro. 800 20